Sono Stefano Burotti, Cecilia Mancia e Sara Morosi, vincitori del premio Arnaldo Quadrani. Premio fortemente voluto dalla famiglia Quadrani, dall'amministrazione comunale di Serravalle di Chienti e dall'Università di Camerino per ricordare la figura di Arnaldo Quadrani, sindaco del comune di Serravalle del Chienti dal 1980 al 1985, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. I premi, del valore di circa 1.000 euro ciascuno, sono stati assegnati alle tre migliori tesi di laurea di studenti dell'Università di Camerino riguardanti le tematiche legalità, trasparenza e impegno del cittadino nella gestione dell'amministrazione pubblica per il bene comune. La cerimonia di consegna si è tenuta giovedì 28 gennaio presso il Palazzo Comunale di Serravalle di Chienti. Ospite d'eccezione Don Aniello Manganiello, sacerdote campano da anni impegnato contro la camorra e fondatore dell'Associazione per Legalità Ultimi. Scuola e l'università sono le due agenzie educative formidabili, sono rimaste le uniche dove si può incontrare le nuove generazioni, dove si può colloquiare con loro, dove i ragazzi possono essere nella condizione ottimale di poter confrontarsi tra di loro, ma anche con la realtà, con la conoscenza, con il sapere. Allora, hanno una grande funzione la scuola e l'università, sono una grande opportunità. Molto dipende anche da coloro che sono preposti ad accompagnare questi ragazzi al percorso alla conoscenza, al sapere, ma anche a prepararsi per la vita. Il saper anche stare insieme tra gli stessi studenti, rispettarsi, trovare attraverso non la violenza, ma anche attraverso un rapporto cordiale, rispettoso gli uni degli altri e allenandosi non solo a conoscere le proprie capacità, le proprie qualità, ma anche quelle degli altri e metterle insieme, diventa una ottima palestra per prepararsi alla vita, per entrare nella società, non come uno lupo per l'altro, no? Ma come cittadini che si sono allenati a mettere in gioco, a mettere a disposizione degli altri le loro capacità e quindi a dare un contributo validissimo per una società migliore, che non sia una giungla, ma sia veramente una occasione, uno spazio di interazione, di comunicazione e di collaborazione.